prestigioso l'edificio nel quale si colloca il Ministero degli Esteri della Repubblica Italiana, un palazzo ambizioso a riprova dell'importanza delle relazioni internazionali dell'Italia e di un carattere nazionale che si riconosce lungo i secoli. Il marmo, l'architettura, il design e le arti visive in generale. È l'Italia di ieri come quella d'oggi, come quella di sempre. E così si passa in realtà dall'antico saluto dei Romani e degli Etruschi al doppio petto d'oggi, quello della diplomazia. Questo edificio è forse il più metafisico d'Italia ed è lo spazio pubblico di maggiori dimensioni del paese. Le opere esposte sono all'altezza delle dimensioni degli spazi, come questo grande mosaico di Toti Scialoia. Che si riflette nel grande bronzo di Giò Pomodoro, fratello di Arnaldo, del quale si esalta la grande sfera sulla facciata dell'edificio stesso. Qui si ritrovano i grandi maestri del Novecento italiano, da Mario Sironi ad Arturo Martini e a Marino Marini. Non è affatto banale questa collezione, perché mi riserva sorprese. La garbata delicatezza dell'arte ottica nelle sue prime sperimentazioni degli anni 60. E il tutto assume il gusto di un eccellente museo d'arte contemporanea, con Carla Accardi, con Piero Dorazio, Achille Perilli, con Pietro Consagra e con Enrico Bai. Fino alla generazione più recente di Luca Patella, di Luigi Ontani e dell'ironico Sandro Chia. Il ritorno recente alla pittura figurativa dialoga con le radici dell'astratismo. Il Burri elegante di ieri. Maurizio Mocchetti cita il Cosmo di Lucio Fontana e dialoga con le composizioni liriche di Gastone Novelli. Vittorio Messina, 5 finestre per l'Europa, 1991. Questo affascinante riassunto della creatività recente italiana si conclude con un capolavoro di Jannis Kounellis e si esalta con un'ultima e potente installazione. Un'opera straordinaria di Michelangelo Pistoletto sul Mediterraneo come centro del mondo. Le sedie tutte intorno, diverse fra loro, rappresentano le diversità dei popoli che ne fanno parte. Non ci sono molti ministeri al mondo che hanno l'opportunità o la fortuna di mostrare l'identità nazionale sia nella vita quotidiana che nei momenti salienti delle relazioni internazionali.